Eccomi qua, oggi un piccolo elenco che mi sono fatto su un argomento molto interessante: 10 benefici per chi si astiene dal sesso fuori dal matrimonio. Voi sapete che noi crediamo che le relazioni sessuali vadano consumate esclusivamente nella realtà matrimoniale, è lì che c'è la benedizione di Dio. Ma siccome so che anche tanti non comprendono, non apprezzano forse questo mio parlare, allora vi voglio dare 10 motivi che possono aiutarvi a considerare l'idea che davvero forse il sesso vada relegato unicamente nella realtà matrimoniale. Quindi qua ho preparato questo piccolo elenco, ho intitolato così: 10 benefici per chi si astiene dal sesso fuori dal matrimonio, 10 vantaggi che voi ragazzi o ragazze avete quando vi astenete dal sesso appunto prima del matrimonio, vivete una vita casta sessualmente per dedicarvi poi completamente soltanto unicamente al vostro partner. Tenete presente che la vostra sessualità, ragazze, e la vostra sessualità, ragazzi, appartiene unicamente a vostro marito o a vostra moglie. Quindi la verginità, sia maschile che femminile, è qualcosa di assolutamente importante, perché la vostra parte più intima è soltanto per il vostro partner, la persona con cui vi sposate. Quindi il vostro corpo apparterà a vostro marito, apparterà a vostra moglie, e quindi non dovete assolutamente unirvi sessualmente con qualcuno che non sia appunto vostra moglie o vostro marito. Ma andiamo a vedere 10 benefici proprio importanti che ho elencato proprio per aiutarti a farti venire voglia di seguire un attimino anche certi parametri. Allora, il primo beneficio per chi si astiene dal matrimonio, che se si astiene dal sesso prima del matrimonio, è perché non alimenta il vergognoso commercio della prostituzione. Questa sembra una sciocchezza, ma in realtà astenersi dal sesso fuori dal matrimonio non si alimenta la prostituzione, perché evidentemente la prostituzione è alimentata soprattutto dai maschietti che vanno alla ricerca di realtà sessuali extramatrimoniali. Quindi, limitando la realtà sessuale al solo matrimonio, già si debella la piaga della prostituzione, aiutando anche tante povere ragazze che, evidentemente, se continuano a stare per la strada è perché hanno i loro clienti, comprendete? Il secondo beneficio per chi si astiene dal sesso prima del matrimonio è che si evitano gravidanze indesiderate. Insomma, questa anche è una cosa abbastanza interessante. Quante gravidanze indesiderate? Vedi, non è bello mettere al mondo figli avendo il dispiacere di averli concepiti. Sì, poi dopo si accettano, eccetera. Proprio il dispiacere iniziale di essere rimasti in gravidanza, secondo me, passa un pochettino nell'animo del bambino. E inoltre, non è neanche bello che i bambini, le persone giovanissime, abbiano dei figli, insomma, in età davvero a volte adolescenziale. Quindi astenersi dal sesso fuori dal matrimonio evita delle gravidanze indesiderate. Inoltre, astenersi dal sesso fuori dal matrimonio rende i fidanzati liberi di scegliere il proprio partner senza pressione. Perché vedi, se si consuma sessualmente una relazione, c'è una certa pressione, a volte ci si deve sposare per forza, altre volte insomma non si è lucidi. In effetti, la vera prova d'amore in un rapporto di fidanzati non è fare sesso, ma è aspettare di farlo, questa è la realtà. Quindi astenersi dal sesso fuori dal matrimonio rende i ragazzi e le ragazze abbastanza lucide da decidere realmente se la persona è fidanzato e poi la persona con la quale ci si vuole veramente sposare. Quindi c'è una lucidità anche mentale. Inoltre, astenersi dal sesso fuori dal matrimonio evita di dover assumere medicinali, situazioni che hanno tutte le controindicazioni possibili, perché gli anticoncezionali, i medicinali, le pillole hanno delle controindicazioni devastanti per il corpo femminile, soprattutto anche maschile. Fra l'altro, avete notato che le medicine fanno più danno che bene, perché sì, hanno magari un'area che guariscono, però poi dopo hanno delle, che so, ci sono casi gravi, precauzioni, situazioni, vanno evitate se possibile, soprattutto questo genere di medicinale. Inoltre, attenzione, questo è importante, poi chi si astiene dal sesso fuori dal matrimonio non subisce effetti collaterali. Questo è importante. Non è vero che non fare sesso ti fa stare male. Fa stare male fare del sesso fuori dal matrimonio. Quello sicuramente crea difficoltà. Per istanti di piacere si pagano conseguenze, di cui poi ve ne parlerò la prossima volta. Ma astenersi invece dal sesso fuori dal matrimonio non porta nessun
effetto collaterale, non c'è nervosismo, non è vero che si diventa nervosi se non si pratica sesso, e non è vero che fare sesso fuori dal matrimonio addirittura rilassa, è una scemenza incredibile, anzi fare sesso fuori dal matrimonio crea invece agitazione sia in coloro che hanno già una relazione matrimoniale e quindi devono sfuggire le loro relazioni extraconiugali, sia coloro che non avendo un matrimonio ma consumando sesso fuori da esso, è vero, si trovano in una condizione anomala, si trovano a dover condividere il loro corpo con qualcuno del quale, che però, al quale però non appartengono non essendo sposati, quindi ci sono stress, situazioni che non conviene davvero vivere. Inoltre, astenersi dal sesso fuori dal matrimonio porta un altro evidente vantaggio, ci aiuta a risolvere la tristissima pratica degli aborti, non dico che la si risolverebbe completamente, mi rendo conto che anche le coppie sposate a volte, ahimè, scelgono questa strada, ma comunque, insomma, gran parte degli aborti nascono soprattutto da relazioni matrimoniali, da relazioni sessuali fuori dal matrimonio, ed evitando il sesso fuori dal matrimonio si evitano tanti, tanti aborti. Inoltre, astenersi dal sesso fuori dal matrimonio non si rischia di essere intaccati da malattie tipiche di venere, situazioni di questo genere, perché insomma ci sono anche queste condizioni, malattie tipiche di realtà sessuali extraconiugali sono ormai devastanti nella nostra società. Bene, le persone che scelgono di non praticare sesso fuori dal matrimonio non saranno evidentemente intaccate da queste situazioni. Inoltre, astenersi dal sesso fuori dal matrimonio chiude le porte al nemico dell'anima nostra, al diavolo. Sono porte che per il diavolo sarebbe importantissimo che rimanessero aperte, ma chi pratica, chi rifiuta di praticare sesso fuori dal matrimonio chiude queste porte d'ingresso al nemico dell'anima nostra, impedendogli di fare danni che invece, ahimè, riesce a fare in coloro che queste porte le lasciano purtroppo aperto. Inoltre, astenersi dal sesso fuori dal matrimonio, inutile dirlo, preserva i matrimoni, mi sembra abbastanza ovvio, aiuta il matrimonio a essere portato avanti, e per finire, astenersi dal sesso fuori dal matrimonio incoraggia i figli a fare altrettanto. Non dimenticatevi che i figli, anche nella Bibbia, è ormai dimostrato, seguono le orme dei genitori. C'era il caso di Abramo che fece un errore con la moglie, e il figlio Isacco fece lo stesso errore decenni dopo. Se noi viviamo una vita casta sessualmente, i nostri figli lo vedono, i nostri figli imparano questo, perché loro imparano più da quello che facciamo che da quello che diciamo. Quindi questi 10 motivi, questi 10 vantaggi, spero che ti aiutino a vivere una vita sessualmente giusta, corretta. Non dare la tua sessualità a qualcuno che non sia tuo marito o tua moglie, perché la tua sessualità appartiene esclusivamente a quella persona. E se qualcuno ti prende in giro, se qualcuno ti deride perché tu vuoi vivere una vita casta, tu falli ridere, ma poi invitali al tuo matrimonio, perché il giorno in cui starai davanti al tuo partner e starai sposandoti la persona per la quale sei rimasta casta o sei rimasto casto, in quel giorno, ti assicuro, non riderà nessuno, e tutti quelli che ti prendevano in giro quel giorno vorrebbero essere al posto tuo. Il Signore ti benedica. Ciao, 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 ciao.